ci riesci, ci riesci. Commento a caldo. Sì, durata fatica. E però siamo solo all'inizio, questo è il problema. Con il nostro amico Leonardo Pavoletti abbiamo deciso di raccontare come si recupera da un infortunio al crociato, quali esercizi servono, come si struttura la giornata tipo. Con questo video vogliamo dimostrare ai tantissimi ragazzi che stanno affrontando una sfida così dura che non è la fine del mondo. Servono forza di volontà, impegno e ogni tanto anche un sorriso, ma alla fine si può e si deve tornare a correre ed esultare come prima. Lo vedo, sta arrivando, c'è un amico. Eccolo! Ciao ragazzi! Cosa facciamo oggi? Andiamo, che bisogna allenarsi, sarà dura. Giornata tipo di Leonardo Pavoletti. Ora, come stiamo recuperando da questo cavolo infortunio al crociato? Col sorriso? Sì, sempre sorriso. Andiamo dentro e lavoriamo. Siamo carichi, andiamo. Sì, Leo. Su crone, fai come se fosse casa tua. Buon coffeino. Senza zucchero da... Senza zucchero. Due anni fa sentivo tutte le volte, bevilo senza zucchero, poi ti abitui. Vabbè. Ora non potrei bere un caffè con zucchero. A Napoli lo bevi ancora con zucchero? Purtroppo sì. Ok, purtroppo hai perso quella parte lì. Sì. A me ti dico, mi ha colpito un sacco, ci siamo qua anche per questo. Perché io, cioè, ti mandavo i messaggi, Leo, grande, un abbraccio, no? Cioè, ovviamente ci conosciamo, mi fa piacere. Sì, di solidarietà. Esatto, di solidarietà. Poi io mi sono detto giochi anch'io, perché la vedevo un po' come una roba nera, difficile da affrontare. E io, cacchio, facevo leggere anche a ste. Ragazzi, ma cioè, Leo mi scrive, è una mia, dice, ma cacchio, ma sei rotto i ginocchi o no? Com'è sta cosa? Sì, allora, sono uno che affronta le cose sempre con entusiasmo. È un'esperienza nuova, che sia negativa, è vero, però sto cercando di prendere i lati giusti. Mi sto riposando, mi alleno per ritornare forte, per ritornare competitivo. E intanto sono, ho fatto un mese e mezzo a Innsbruck, un mese e ora sono a Milano, quindi... C'è di peggio. C'è di peggio, sì. Poi ho trovato dei centri all'altezza che mi fanno stare bene, che mi sento a casa e quindi ogni giorno è un'avventura nuova, dico, un'esperienza che stando bene non avrei mai potuta vivere. Quindi col sorriso ogni giorno mi presento, certo. Parto in queste 4 ore di allenamento. Ogni giorno lo fai? Ogni giorno, fino da lunedì al sabato, poi la domenica di riposo. Ti avevi scritto, mi ricordo, nel primo post Instagram, dopo la botta, una goccia amara in un mare di soddisfazione. Forse era il momento migliore, se vogliamo, per avere una botta del genere, a livello mentale, umano, sì, sì, sì. Ma ti dico sempre, è meglio che mi sia successo a 31 anni, perché ora vado sui 31, dopo un grande campionato, dopo aver, insomma, creato una giusta mentalità, una consapevolezza di me stesso importante, che a 18 anni, che sei all'inizio, sei giovane, non hai la forza magari mentale che hai ora, e magari questo colpo ti può ammazzare o quasi. Invece credo che questa cosa mi darà quella spinta in più anche in allenamento, a tenermi sempre sul pezzo e a dare ancora di più. Ci scrivono i ragazzini, ma anche non ragazzini per forza, che hanno avuto questa botta e vedo un tutto nero, cioè adesso non so come fare. Il messaggio che voglio mandare è che calma, gesso, e andiamo avanti in qualche modo. Per forza, nel senso, è un brutto infortunio, passerai dei brutti momenti, perché non dico che tutti i giorni, cavolo, sono la persona più felice di questo mondo perché mi sono rotto il ginocchio, però ci sono cose molto più gravi, ci sono da un ginocchio rotto si ritorna a camminare, a correre, a giocare, quindi insomma calma, col tempo tutto ritorna come prima, quindi il tuo torna più forte. Ma sì, ma anche se ritorna uguale, esatto, non sarebbe messi male. A livello di lavoro hai fatto Innsbruck, l'operazione fatta lì, sì, portato tutta la famiglia, fondamentale, portato tutta la famiglia, sì, abbiamo portato anche la tata Chiara, perché insomma quel periodo è molto importante, perché quel periodo con le stampelle che non puoi poggiare tutto il piede, quindi la mia compagna Eli mi seguiva me, il bimbo, insomma, essendo sarebbe stato un po' trascurato, e quindi abbiamo fatto questo bel gruppetto vacanze a Innsbruck, siamo stati molto bene, è una città che consiglio di visitare, di starci, e poi clinica e centro di fisioterapia. Esatto, lì a livello di fisioterapia proprio, cioè, zero movimento, corsa, soltanto, io mi ricordo, cioè, magari non lo so se è lo stesso
cazzo, però quando il fisioterapista magari ti piega il ginocchio, quell'aspetto. Dolore. Sì, ma lo sai, dolore io ho avuto 3-4 giorni dopo l'operazione. Poi per fortuna il ginocchio è sempre andato meglio. Poco dolore, si è sempre sgonfiato tanto, quindi dire che ho avuto male direi una bugia, però naturalmente il primo periodo che insomma è gonfio, sì, e quindi c'è molta fisioterapia manuale e pochi esercizi in palestra e in piscina, okay, per riprendere un po' il gesto, per riprendere leggermente di tono muscolare. Poi Milano e qua andiamo dentro e vediamo cosa si fa oggi, giornatina il mondo da scoprire. Esatto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Siamo nel centro di riabilitazione, lei si sta cambiando, costumino, tra poco piscina e poi palestra. Una buona prospettiva. Sì. Ciao Leo. Buongiorno. Com'è? Siete in ritardo, eh? Scusa. È già 10 minuti. Ah, stai spingendo? Sì. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Giulio. Federica, piacere. Cosa sta facendo Leo? Leonardo in questo momento sta facendo 5 minuti di corsa in appoggio in acqua alta. Stiamo approntando a fargli fare qualcosina di un pochino più dinamico in acqua, perché in questo momento è in una fase in cui in acqua ci ha consentito fare questo tipo di lavoro. Dura Leo? No, è stata lenta, poi alla fine sapete che venite in piscina questo tipo. Dimmi butti. Allora, sul posto mettiamo il mento. Skip basso, calciata dietro morbida, non forzata, ti giri sul fianco, skip laterale alto, andate e ritorno. So che è un tema un po' delicato, senza voler dare delle regole fisse, però sì, la piscina per un ragazzo che sta recuperando da un infortunio al crociato è un aspetto imprescindibile, fondamentale? Allora, è sicuramente un aspetto fondamentale perché ti consente di poter impostare e recuperare determinati tipi di movimenti in anticipo rispetto a quello che potresti fare a secco, quindi ad esempio la corsa piuttosto che i balzi, quindi tutta l'attività dinamica. In primis però ti consente di recuperare il cammino in maniera corretta, che è la base di partenza per poi riuscire a impostare tutto il resto del lavoro in una condizione un pochino più facilitante rispetto a quello che può essere un ambiente a secco. Schippettino? Schippettino laterale. Adesso sul posto, due o tre passaggi di skip, calcio di collo pieno, 10 movimenti per lato, 3 serie. Adesso siamo in quella fase in cui possiamo cominciare a fare qualcosina di un pochino più vicino a quello che è il gesto, suo gesto tecnico sportivo, in questo caso del calcio. Sì, anche se Leo calciare può parecchia testa. Facciamo anche testa per non perdere l'abitudine. Ah, esatto. Questa è una chicca, eh? Infatti non me la aspettavo. E non fare la finta di appoggiare i piedi per terra. Pavo non sbaglia mai. Due cose sono certe nella vita: la morte e Pavo che di testa non sbaglia. Incredibile come sotto pressione abbia tirato meglio del solito. Se avessi due teste al posto dei piedi, sarei un campione. Adesso cosa stiamo facendo, Federica? Stiamo facendo un esercizio di atterraggio. Sì, c'è una pedana, giusto? Sì, c'è uno step da cui lui deve semplicemente scendere atterrando su entrambi i piedi. Ci serve per andare a riallenare, reinsegnare al nostro cervello come bisognerebbe atterrare da un salto, ad esempio. Se impari ad atterrare bene, controlli meglio il movimento e hai anche meno rischio eventualmente di reinfortunarti. Certo. Se riesci a controllare bene il movimento, hai questo tipo di vantaggio. Federico, finito? Sì, manca lo stretching. Abbiamo finito, sì, esatto, facciamo un giro di stretching come l'affaticamento, streccia gli scoi crurali, poi streccerà polpaccio che abbiamo sollecitato un po' durante la corsa, e gli scoi di spostamento. E più volte me l'hai ballato.
e poi dopo passerà in palestra. Ottimo, e noi lo seguiamo. Esatto. Centro di riabilitazione isokinetica, adesso abbiamo fatto con Leo la prima parte in piscina, una figata con Federica che ci ha spiegato tutto. Però so che lei è un po' l'angelo custode di Leonardo. Sì, perché l'angelo custode, diciamo, sono chi gestisce un po' tutti i dottor ritmi. Danilo. Sono chi gestisce i ritmi della riabilitazione, quindi chi gestisce quello che deve fare Leonardo, un po' in tutti gli ambienti che avete visto o che vedrete, quindi piscina, palestra. Poi noi abbiamo degli altri ambienti che sono la green room, che è un ambiente un po' particolare, poi il campo, questo è un percorso di riabilitazione del legamento crociato che noi utilizziamo. Abbiamo visto l'Everest, che c'è avete fuori, visto l'Everest, la montagna, si vede anche qui dietro. Il nostro modo di lavorare prevede questo succedersi di fasi, ecco, diciamo. Quindi Leonardo è nel bel pieno del percorso, diciamo. Ha fatto la prima parte un mese più o meno a Innsbruck. Sì, esattamente, esattamente. E adesso praticamente è un mesetto che è qui da noi e stiamo andando avanti molto bene. Leonardo lavora benissimo, sta lavorando tutti i giorni in piscina e in palestra. Fa la cosiddetta doppia seduta, doppia seduta, che noi utilizziamo 9:13 più o meno, che noi utilizziamo nei professionisti, la doppia seduta, sì. Allora io mi scambio di messaggio la fortuna con Leonardo e io ero sempre, mi sono rotto il ginocchio anch'io in passato. Anch'io. Ok, un po' tutti, però noi ci scrivono decine di ragazzini quotidianamente e ci chiedono: ragazzi, mi sono rotto il crociato, non vedo la fine, sto male, non tornerò mai quello di prima. E noi ovviamente nel nostro piccolo, senza competenze tecniche, però proviamo a dare delle indicazioni, nel senso soprattutto a livello morale, perché di sostegno, di sostegno, diciamo, esatto. E io le giuro che mi ha sempre colpito un sacco questa cosa di Leo, che Leo, un abbraccio, mi raccomando, di solidarietà, un po'. E lui: no, giuro, mi sono carico come le mine, mi scrive, c'è Giorgio nella stanza accanto, Chiellini, quando era in Innsbruck, più carico di me, insieme. E io ho visto questo suo scatto a livello mentale che mi ha veramente colpito. Anche lei è rimasto sorpresa. Sì, Leonardo è uno molto positivo e poi è ben disposto al lavoro, quindi devo dire che è un paziente ideale. A livello proprio tecnico, io faccio il mio esempio, io mi sono fatto il crociato e sono stato operato col semitendinoso. Io conoscevo le due tipologie, semitendinoso rotuleo, adesso con Federica ci ha raccontato un attimo invece la tipologia che ha fatto Leonardo a Innsbruck. L'intervento che ha fatto Leonardo è l'intervento che prevede l'utilizzo come trapianto di legamento, quindi si prende un pezzo del suo tendine quadricipitale, okay. Quindi mentre negli altri due interventi si prende... Quindi per l'ignorante questa parte qua. Bravissimo, sopra la rotula. Okay. Quindi le classiche tecniche che sono usate, diciamo, nei decenni scorsi sono il semitendinoso gracile, okay, che hai fatto tu, che è il prelievo di una parte tendinea posteriore al ginocchio, e il tendine rotuleo, che si è usato tanto e si usa ancora tanto nei calciatori, perché il tendine rotuleo è un po' più forte e quindi dà una maggiore, diciamo, solidità del trapianto. Invece Leonardo ha fatto il tendine quadricipitale ed è una tecnica che ultimamente sta riemergendo, perché veniva utilizzata soprattutto nei casi di rirottura. Adesso invece soprattutto alcuni chirurghi, che peraltro sono, diciamo, molto bravi, molto stimati, che stanno riscuotendo molto successo appunto anche in ambito professionistico, così come il chirurgo di Leonardo, e lo stanno... Che è lo stesso di Chiellini, giusto? È lo stesso di Chiellini, sono stati operati insieme praticamente un giorno di distanza. In entrambi è stata usata questa tecnica appunto col tendine quadricipitale, che viene prelevato e viene trapiantato al posto del legamento. Ed è una tecnica che ultimamente sta dando buoni risultati anche come prima opzione. Ecco, io le chiedo, dottore, che secondo me la domanda più interessante in questo caso, soprattutto sempre toccando il polso della situazione con i ragazzi che hanno questa tipologia di infortuni. Molti ci chiedono: ma come avrei potuto evitarlo? C'è qualcosa, un esercizio specifico, uno stile di vita che... La lesione del legamento? Sì. Sì. L'ideale è fare tutto quello che serve per, dopo l'eventuale intervento, arrivare al 100%. Quindi in questo ambito noi entriamo in entrambi gli ambiti. Sia quello preventivo, perché ci sono delle modalità di movimento dei soggetti che predispongono alla lesione del legamento crociato anteriore. Sappiamo quali sono i movimenti con cui ci si rompe il crociato. Ci sono delle modalità classiche di lesione del legamento crociato anteriore. Queste modalità classiche possono essere, dipendono in buona parte da come si muove il giocatore. Ci sono delle modalità, per esempio, di atterraggio dai salti, di cambio di direzione, di frenata, che possono essere considerate a rischio, sono considerate a rischio. Quindi attraverso un intervento preventivo si può andare a correggere in anticipo questi movimenti e in questo modo ridurre, chiaro, non eliminare, ma ridurre in maniera importante il rischio di farsi male. Grazie mille. Prego. Adesso dopo la piscina in palestra con Leo. Ora si spinge, molto più duro.
Nervo lambaradana. Come si è messo? Anche sportivo, so. Ghiaccettino e ora tra Facile. Poco parto. Mettiamo la crema sulla cicatrice. Poi dovrei iniziare a riscaldarmi. Ci fatti spiegare dal dottore tutto, noi sappiamo più di te, probabilmente. Sì. Io è meglio che non so. Sì. Federica, vi presentiamo anche Stefano. Giulio, piacere. Ciao, detto, Stefano. Detto Bruce. Bruce, perché? Bruce Willis. Ah, uguale. Sì. Le scene più pericolose l'ha girato questo uomo. Certo. Cosa stai facendo adesso? Sto mettendo una crema per migliorare lo stato della cicatrice. Sì. E quindi per rendere la cicatrice più morbida e facilitare lo scorrimento della pelle rispetto ai strati sottostanti. Quanto siamo, Leo? 71. Minchia. 71% buono. Sei forte. Anche in anticipo. In anticipo. Riscaldamento, quindi mi tengono belli, bello controllato. A livello tecnico adesso stiamo facendo una parte di ricondizionamento aerobico, dal punto di vista cardiovascolare ha sicuramente perso rispetto a prima dell'infortunio, quindi oggi il fatto di poterlo ricondizionare da un punto di vista di allenamento, l'allenamento cardiovascolare gli permette di essere già ritornato ad avere una condizione aerobica ottimale. Ma ti dico, l'ho rivisto, sono abbastanza... Sì, vabbè, sei sereno. Perché non è stato bruttissimo. Perché Leonardo è sereno, è bravo, è sereno. Ma l'infortunio l'hai rivisto? Sì, l'ho rivisto, ma dico, non è così brutto come poi l'effetto che è. Perché il colpo di testa era bello. Sì. Mi sono fatto sbilanciare, quello mi fa girare le scatole. Perché l'iniziativa è quella di eliminare i difensori. È giusto, infatti, che mi sono fatto eliminare, questa che non mi è andata giù. Commento a caldo. Sì, durata fatica. Però... E siamo solo all'inizio, questo è il problema. Però rispetto a quando sei arrivato a Milano? No, sì, perché stiamo lavorando proprio sul muscolo, sul movimento, quindi ogni giorno riesco a fare cose che il giorno prima non sarei riuscito e quindi ti fa piacere, lavori, ti motiva tantissimo. E ora andiamo a faticare. Ora vediamo cosa c'è. Cioè, ho sentito mezzo menù, ora vediamo a che punto siamo. Fammi salutare la youtuber. Così? Sì. Oh. Quante devi farne di queste? Devo fare 15 movimenti per 4 serie con 30 secondi di stacco tra una e l'altra. Dura? Sai, gluteo, non lavorandolo, insomma, è sempre fatica. Qui Leo ha iniziato una serie infinita di esercizi mirati, super faticosi, e abbiamo deciso di lasciarlo lavorare con calma. Lying clam, side star plank, plank e abduttori con tubing. Bananina, Leo? Sì, reintegriamo un attimo, ci vuole un po' di zuccheri, un po' di carboidrati. Stamattina, dici, colazione a casa, poi bar con noi e poi ora banana. Sì, a metà, di solito un pochino prima, però oggi ci stava il bananino. Allora, adesso green room, Leonardo con Stefano. Grazie a telecamere particolari si può riguardare in tempo reale mentre fa gli esercizi. Arriva bene, bravo, ginocchio, anca, finalmente ti puoi riposare con l'elettrofibrillatore. Sì. Morto? Svenivo oggi, veramente. Ma se l'hai svenuto, ho già fatto. Che cosa? Con l'elettrostimolatore in piedi, facciamo. In piedi, facciamo. L'ultima tortura della giornata. L'elettrostimolatore lo facciamo per migliorare, comunque rinforzare il quadricipite e dare uno stimolo che sia intenso anche senza sovraccaricare l'articolazione, ma dando uno stimolo intenso alla crescita del muscolo. Comunque il quadricipite è uno dei muscoli che deve essere maggiormente rinforzato in una situazione come la sua. Dopo il massaggio, chiusura, doccettina, aspettiamo Leo, poi lo salutiamo, è stata una bomba, 4 ore e mezzo di seduta, doppia, prima piscina, poi palestra. Eccolo l'eroe! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, doccettina! Doccettina, ora pranzetto e poi mi vado a riposare sinceramente. Sei stanco? Se ci riesco, abbastanza. Questa è una bella figata, sei contento? Bellissimo. Mi ha raccontato tutto? Sì, mi sembra che siano stati bravissimi, disponibili, sì, come molto, sempre. Molto.
E quindi si è passata una bella giornata insieme. E se vi siete fatti il crociato, sì, oggi abbiamo non visto. Disperatevi, non disperatevi, abbiamo visto. La vita va avanti e esatto. Sì, si migliora giorno dopo giorno. Grande, grazie Leo. Ciao, grazie a voi. Rifammi un salutino, sì. YouTube.